In realtà le operazioni di voto non mi sono sembrate concluse, quindi è solo per questo che tempestivamente l'ho segnalato al Presidente, ovviamente. Valuti il Presidente se è opportuno o meno procedere. Chiaro. Grazie. Io ovviamente a nome di Sinistra Ecologia e Libertà riferisco la valutazione positiva sulla commissione, sulla composizione e le competenze delle diverse commissioni. Osservo da questo punto di vista che vi è una perfetta coincidenza fra quello che è lo spettro delle competenze, delle deleghe, così come strutturate nell'ambito della complessiva organizzazione della Giunta e le competenze attribuite alle singole commissioni. E quindi è chiaro che c'è una dichiarazione di voto favorevole, perché è opportuno che le commissioni vengano istituite, convocate e vengano messe in condizioni di operare e lavorare per accelerare l'attività amministrativa della macchina, chiaramente. Se mi si permette però un'osservazione, debbo, con riferimento alla composizione delle commissioni, osservare che constato un aspetto che è il portato e la conseguenza della complessiva configurazione della Giunta, in sostanza, e che mi desta qualche perplessità. Lo suggerisco come tema di valutazione al Sindaco, perché possa al limite rivalutare quello che è il meccanismo complessivo di organizzazione di questa macchina organizzativa che ha predisposto. Osservo infatti che non vi è alcuna correlazione, nel senso che sono oggetto di distinta delega, la materia dell'urbanistica edilizia e la materia dell'ambiente. Comuni virtuosi, Trento, ma la stessa Cagliari, anche quando è stata amministrata dal qui presente assessore Campus, al quale ovviamente formulo gli auguri di buon lavoro per questa attività che è chiamata a svolgere in città, si sono caratterizzate per il fatto appunto di evidenziare questa saldatura e questa correlazione fra l'urbanistica, l'ambiente ed il verde pubblico, perché qualsiasi progettazione, soprattutto laddove si abbia, come mi pare si abbia in questo caso, la finalità di approvare un progetto di piano urbanistico comunale, non vi può essere una progettazione che operi in maniera dissociata fra quella che è la dinamica progettuale dell'urbanistica e dell'edilizia e quello che è l'ambiente in cui l'urbanistica e l'edilizia si colloca. Quindi come spunto di riflessione per il Sindaco e per l'organizzazione ci potrebbe essere proprio questo tema, una rimodulazione delle competenze che avrebbe per effetto a cascata anche la necessità di rideterminare le competenze proprie delle commissioni in modo da renderle funzionali alle competenze degli assessori, in sostanza. Per il momento non posso che esprimere quindi il voto favorevole, permanendo l'attuale configurazione organizzativa della Giunta. Grazie.